Dato la vita, il sangue per il mio paese, e mi ritrovo a non tirare a fine mese, in mano a te le sue preghiere. Il progetto Penelope, come racconta il nome, è una tela che da mesi si sta tessendo per dare sostegno e, dove possibile, risposte e soluzioni alle difficoltà e senso di abbandono degli imprenditori della marca. Una solitudine che, anche a Treviso, è culminata in gesti estremi e drammatici. I centri di ascolto della Caritas da tempo avevano notato che a rivolgersi non erano solo persone con problemi di marginalità o difficoltà economiche, bensì imprenditori preoccupati per le sorti della propria azienda e dei dipendenti. E da qui poi si innesca un percorso di accompagnamento con delle persone che insieme ascoltano la situazione della persona in difficoltà e si vede quali possono essere le soluzioni possibili alla situazione di difficoltà nella quale la persona è precipitata, tenendo conto che più che mai oggi stiamo toccando con mano come la situazione di difficoltà economica e la povertà ha una multidimensionalità, per cui alla difficoltà economica si accompagna poi una difficoltà di famiglia, difficoltà nelle relazioni, un isolamento, e questo è quello che ci sembra più preoccupante, perché le persone si isolano e lì non hanno più la capacità di uscire dalla difficoltà in cui sono precipitate. Aderiscono al progetto ACLI, ASCOM, Camera di Commercio, Confartigianato, CNA, Confesercenti, Coldiretti, Unindustria, le banche di credito cooperativo e la provincia, che insieme ad alcuni operatori opportunamente formati affronteranno con gli imprenditori le difficoltà e i possibili scenari di intervento. Noi li abbiamo chiamati così gli operatori fiduciari, questa coppia di persone che accoglie la persona cerca di costruire una relazione, ricostruirla per poi focalizzare qual è il problema, e qui cercare tramite anche l'aiuto di professionisti che hanno dato la loro disponibilità a questo progetto, riuscire a fotografare e dare una dimensione realistica della situazione dove la persona si trova. Una volta individuato questo e anche aiutata la persona a prendere consapevolezza di dove si trova e fatta un'analisi di quelle che sono anche le sue risorse, vedere se è possibile ripartire con l'azienda, oppure è necessario fare un percorso di ricollocazione in altro posto di lavoro, oppure se è necessario percorrere altre strade per riprendere la vita in altra dimensione. Pensato a questo invito non per compassione, ma per guardarla in faccia e farla assaporare un po' di vino e un poco di mangiare. Quello che più conta è ridare fiducia a questi imprenditori, ridimensionando l'ansia che li attanaglia dovuta al senso di solitudine che provano. Sì, quello che noi abbiamo sperimentato anche nel confronto con le associazioni di categoria è che queste persone, quando precipitano in queste difficoltà così grosse, si trovano in una terra che non era di nessuno, quindi abbandonate. L'importante è di dare fiducia, far cogliere che non sono sole e che c'è la possibilità di rimettersi in piedi, che certamente nella vita può capitare che un'azienda o qualche affare vada male, ma la vita è un dono più grande che va sempre salvaguardato. Per cui quello che ci proponiamo insieme anche a tutte le associazioni di categoria e alle persone che hanno dato la loro disponibilità è di creare una rete per evitare questa caduta in un baratro che poi veramente si sta rivelando sempre più come drammatico, con questi esiti veramente disastrosi che abbiamo sotto gli occhi. Per il progetto Penelope è attivo un numero Caritas 0422 54 5316, mentre il tavolo di lavoro si riunirà a breve per fare il punto e avviare nuove eventuali sinergie. Perché da sempre, e mai come in questo momento, l'unione fa la forza.
tu mi ascolti, non rimangano parole, non rimangano parole, non rimangano parole.